soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel corso dei 90 minuti, per l'atteggiamento di squadra. Poi è chiaro che dobbiamo alzare i livelli e dobbiamo alzare i livelli delle prestazioni individuali, delle prestazioni di squadra, e abbiamo bisogno di tutti, questo è un dato certo. Quindi siamo agli inizi, siamo in uno stato embrionale, però credo che a tratti abbiamo fatto cose discrete. Ecco, sì, mi serve, ma non chiedere, non per tornare sempre sui famosi vincoli. No, abbiamo visto Galano che parlava senza sangue. Per quanto riguarda Galano in Pusellato, lì ci conta pure. Io mi ero già espresso tanto tempo fa, questi due giocatori fanno parte del nostro contesto per quello che mi riguarda, personalmente sì, poi in questo periodo di lavoro hanno espresso altri desideri e poi forse nell'ultimo periodo mi sono resi conto che questi desideri magari non sono facili e magari si potrebbe avere la voglia di rimettersi in discussione e di riprendersi loro assieme a tutti gli altri, di riprendersi un qualcosa che è stato perso e che ha perso la città e che ha perso la società e che insomma anche loro hanno perso. Per me sono due giocatori importanti. Poi negli ultimi 2-3 giorni, siccome io non ho remore nei confronti di nessuno, a parte che ognuno viva con senso di appartenenza questo grande rispetto per la maglia, per la società e per la città calcistica che rappresentiamo, loro hanno fatto un piccolo passo indietro, ma sono due giocatori importanti, di che parliamo? Però io regali non ne farò a nessuno mai, vado sempre sul merito. Il merito significa esprimere rendimento ed esprimere partecipazione, motivazione importante in allenamento e porsi degli obiettivi che non sono quelli personali, sono né i miei né quelli di qualcun altro, devono essere quelli di tutti, quelli della squadra, quelli del gruppo. Ed è questo l'obiettivo che dobbiamo perseguire. Poi questa è una grande piazza, è normale che si viene da 2 anni non felicissimi, è normale che ci sia pessimismo, è normale che noi non ci dobbiamo lamentare proprio di nulla, se qualcuno fischia, se qualcuno ha qualcosa da ridire, è normale, la delusione dei tifosi c'è, ma dobbiamo essere noi bravi, come col nostro attaccamento, col nostro giocare come si deve a calcio, col nostro impegno, portarci dietro piano piano dalla nostra parte, che poi è la parte di tutti, la tifoseria, che è una tifoseria importante, di che parliamo? Quindi cioè, mi è sembrato troppo ovvio. Cominciamo un percorso nuovo, abbiamo cominciato, finito, sì, si resetta e si comincia e si continua. Domanda? Paolo? Mister, anche alla luce della partita di questa sera, anche al di là del lavoro che è stato fatto fino ad oggi, considerando che il mercato chiude tra una decina di giorni, cosa manca ancora a questa squadra che sta giocando? La società è sempre stata disponibile, secondo me abbiamo fatto anche un buon mercato perché abbiamo ringiovanito, ci sono tanti ragazzi che fanno parte in pianta stabile di questo gruppo e sono ragazzi anche che hanno qualità e che vengono anche dal settore giovanile, a cui faccio i complimenti, perché io sono arrivato qui, ho trovato un terreno fertile, da questo punto di vista vuol dire che il lavoro è stato fatto bene e la società non si tirerà indietro, è inutile adesso andare a fare dei nomi o andare. Abbiamo necessità di riassortirci, abbiamo necessità di recuperare tutti, alcuni giocatori come Busellato e Galano, tanti momenti sono stati a parte, come Bosic e De Marchi erano reduci da piccole problematiche, abbiamo Giambò fuori, è un altro giocatore che ha qualità importante, sono arrivati da poco giocatori altrettanto importanti come Ingrosso o come Lanes, che è arrivato un po' prima, però lo abbiamo gestito in questi 5-6 giorni, avremo bisogno di tutti e di sicuro la società non si tirerà indietro, faremo le opportune riunioni per trovare, il mercato si chiude a fine agosto, qualcosina dovremmo prendere, ma soprattutto tutti quanti dovremmo vivere il senso di appartenenza veramente a questa maglia, a cui dobbiamo portare un grandissimo rispetto. Il tuo pensiero sulla figura di Marco Coppetti, la partita che ha fatto, come l'ha interpretata, come
appunto come sa stare in campo sia tecnicamente che proprio come partecipazione, ecco. Mi è sembrato una delle cose più positive forse di quest'anno. Non mi piace dare tanto giudizi pubblici sui singoli, però per una volta lo faccio. Lui è un ragazzo, a parte di grande spessore morale, questo è fondamentale, di grande qualità fisiche e tecniche, ha fatto bene ma può fare meglio, deve acquisire continuità, lui come ogni altro componente di questa rosa, quindi questa è una base di partenza, da questo dobbiamo partire per, chiaramente per crescere, non per decrescere in quello che facciamo, ma è normale che cresceremo perché siamo appena all'inizio. Posto? Grazie. Grazie.